Una targa ricordo per i genitori di Minghelli prima dell'inizio della partita e forse Lauro dall'assù una spintarella al pallone decisivo contro l'Olbia gliel'ha data veramente. Nella partita meno convincente dell'anno l'Arezzo conquista 3 punti che valgono il secondo posto della classifica. Nella formazione iniziale dal canto inserisce Burzigotti in difesa al posto di Pelagatti squalificato. C'è da battagliare sulle palle alte con l'Olbia che in attacco schiera i due colossi, l'italo-nigeriano Ogunseye e il colombiano Setter. Come previsto le squadre giocano a viso aperto, il vento soffia alle spalle dei sardi che dimostrano un buon palleggio. Qua Pelagotti deve mettere in angolo una punizione di Biancu dai 20 metri. Gli Amaranto sono impacciati e soffrono la pressione di un avversario dinamico e organizzato. Pochi pericoli per Marson, mentre dall'altra parte Setter è il solito incursore. Soffia palla a Sala, apre il gas, sfonda in area, ma Pelagotti gli para il tiro da distanza ravvicinata. Brunori è stranamente fuori dal gioco e quando gli capita la palla buona non la sfrutta a dovere. Il più vitale resta Rolando, è lui ad avviare l'azione e poi a cercare la porta al minuto 38, ma il sinistro è troppo debole. Dopo l'intervallo nessun cambio, ma non è il solito Arezzo e si capisce subito. Ritmi bassi, gioco impastato anche a favore di vento. Il primo vero lampo è di Cutolo in contropiede. Uno contro uno su Bellodi e sinistro potente che Marson mette in corner. Dal canto inserisce forze fresche, Zappella e Benucci rilevano Luciani e Buglio. L'occasionissima però è di Setter, servito da Gunzeie. Il giocatore di proprietà del Cagliari apre troppo il piattone destro e si divora il gol del vantaggio. Passano soltanto pochi minuti e i ruoli si invertono. Stavolta è Setter a mandare dentro Ogunseye che tira fiacco tra le mani di Pelagotti. I minuti girano e l'inerzia non cambia, anche se Benucci scalda le mani di Marson. Rolando lascia il posto a Basit con Serrotti che alza il raggio d'azione. Persano va dentro per Brunori e Cioi prende il posto di Cutolo. Sembra tutto vano, ma il calcio è imprevedibile. L'Arezzo, tante volte beffato dopo belle prestazioni, trova l'1-0 su azione d'angolo. Calcia Serrotti e Burzigotti dall'alto del suo 1,92 m in corner in rete, prendendosi l'abbraccio collettivo dei compagni della panchina e dei 2000 del comunale. Per il difensore è il primo gol con la maglia dell'Arezzo, segnato proprio davanti alla Sud, che festeggia una rete insperata che vale 3 punti. Dal canto viene allontanato dall'arbitro per un cazzotto alla panchina, poi ci sono 4 lunghi minuti di recupero, ma l'Arezzo la porta fino alla fine. L'1-0 stavolta è un premio esagerato e una beffa per l'Olbia, ma la ruota gira e il segnale di oggi alimenta belle speranze per il futuro.